Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Automation e oggi in questo video andremo a creare la Nissan Silvia. Sì, andremo a ricreare un'auto della vita reale su Automation e vedremo come verrà dopo. Intanto ora vi faccio vedere dei video su riguardo a quest'auto. Ok, va bene, ora passiamo alla creazione di quest'auto. L'ultima che ho fatto era la Landivan, ora creiamo un nuovo modello. Ok, vediamo, dovrebbe essere tipo coupé, più o meno così, è sportiva. La Nissan Silvia S15. La Nissan Silvia S15. Ok, scegliamo coupé perché è una coupé, non è una berlina, quindi sì, è una coupé. Hanno della carrozzeria tutti gli anni. Dal 1999 al 2002 è stata prodotta la Nissan Silvia S15. Ok, abbiamo scelto questa qua che ci assomiglia di più, guardate. Ok, questa. Ok, anche se è 2005, però è quello che si avvicina di più al 2002, quindi va bene così, scegliamo questa, quindi così. Forte, sì, ok, scegliamo questa. Aspetta, abbiamo già incominciato a scegliere, ora andiamo avanti. Ed eccola qua, ok. Ok, della sospensione abbiamo scelto tutto sportivo, è quello che serve di più a farlo sportivo. Abbiamo messo tutto in fibra di carbonio, così sarà il più leggero possibile. Il materiale dell'acciaio, il più leggero possibile. Poi qualità più 4 perché serve molta qualità. Ora passiamo al motore, allora scegliamo un 6 cilindri in linea, che di solito le GDM sono con un motore V6 oppure 6 cilindri. Io scelgo 6 cilindri allora. Materiale del basamento. Magnesio, scegliamo magnesio. 3742 di cilindrata. 86. E poi vediamo testate e valvole. Mettiamo doppio albero a camme in testa, poi mettiamo materiale testata, sempre AISI, VVL nessuno, e poi passiamo qua.
qua dopo regoliamo la compressione, il profilo delle gambe. E poi qua ci abbiamo messo un turbo. Bronzina, cuscinetto a sfere. Poi dopo regoliamo tutto. Poi qua, sistema di alimentazione iniezione, iniezione diretta. Configurazione valvola a farfalla per cilindro. Presa d'aria, ovviamente mettiamo da gara. Allora, mettiamo Ultimate, la benzina Ultimate, ecco. Guardate già che è uscito. Ok, ora vediamo, facciamo altre configurazioni. Ok, siamo arrivati allo scarico. Allora, valvola di bypass. Poi mettiamoci lo scarico più grande possibile. Volevo mettere scarico doppio, però non si può fare. Non lo so, quindi mettiamo questo qua, guardate. Come si allarga qua, come lo scarico. Cos'è più piccolo che c'è? E ora così dovrebbe essere normale per tutti. E cos'è il più grande che c'è? Mettiamo così. Ovviamente più rumoroso è, più grande è lo scarico e più rumoroso. Mettiamo un bel tubo dritto qua. Quindi senza catalizzatore, senza silenziatore, senza primo silenziatore e senza secondo silenziatore. Ma mettiamo qualità più 6. Anche la qualità del turbo è più 6. È più 4, è più 4. Qualità dello scarico è più 6, così dà più potenza. E poi dopo ora è uscito un errore, quindi vediamo di risolverlo. Ok, che fatica. Ci ho messo 35 minuti solo per potenziare questo motore. Il limitatore al massimo. Guardate com'è venuto questo motore. Lo posso resettare adesso. Ecco, non lo so perché stiamo facendo questo visuale. Allora, guardate che motore. Cioè, questo qua è l'intercooler, questo qua davanti, sì. Poi c'è un grosso turbo, è veramente grande questo turbo. È un motore a 6 cilindri. 6 cilindri in linea. E 5 valvole, ma non si potrebbe mettere 16 valvole, forse. No, 5 valvole, no, forse non si può fare, se no diventa troppo grande pure il motore. Allora, proviamolo. Non ho niente da dire, proviamolo. Comunque ora è rumoroso pure. Il limitatore è veramente una bestia questo motore. È una bestia perché guardate. Guardando i risultati sono veramente ottimi i risultati. Guardate. 1182 Nm a 6200 giri e 1085 cavalli a 7500 giri. Mentre il limitatore è a 10.900 giri. Una cosa assurda per un motore che è così grande, perché il motore più piccolo più può arrivare a tanti giri. Il massimo che può arrivare è fino a 12.000 giri. Fino a 12.000 giri. Che si può mettere su automation, su un motore. Mentre questo qua arriva a 10.900. Se metto di più si guasta il motore, non accelererà bene. Quindi ora proviamo, vediamo, dai. Io vi faccio sentire ora.
va bene. Ora posso passare finalmente alla carrozzeria. Dai, andiamo. Ed ecco qua. Allora, scegliamo quello che è più idoneo, come dire. Questo. Ecco qua. Una perfetta carrozzeria per una Nissan Silvia S15. Più o meno Specker che Nismo, no, ma non lo so, Specker o Nismo, più o meno la stessa cosa. Quindi dai. Ok, finalmente abbiamo finito. Allora, quindi leggiamo tutte le caratteristiche. Facciamo prima un test di prova, dai. Allora, leggiamo. Ovviamente ho messo le sospensioni più sportive più basse possibile, perché voglio fare una macchina bassa, con assetto molto ribassato. Quindi marce, se cambio manuale. Allora, il motore, il limitatore è 10.900 giri. Il motore è un 3.742 di cilindrata. 3.742 di cilindrata e 6 cilindri turbo. Allora vediamo nel test di prova, nella pista di prova di Automation. Vediamo, dai.
va bene. Ora esportiamolo, possiamo finalmente esportare su Bing Drive, ok. Ed eccola qua, guardate quanto è bello. È molto basso, guardate. Cioè, saranno veramente semmai 5 centimetri da terra. Mamma mia. Ovviamente chiamiamola Nissan Silvia S15. Ok, facciamo qua. Io non ho più niente da dirvi. Per il prossimo video ve la farò vedere la proverò su Bing Drive questa auto. Quindi lasciate tanti like e per il prossimo video vi testerò questa auto su Bing Drive, la guiderò. Quindi non dimenticate di mettere like, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ci vediamo al prossimo video.